Il Ghana non vuole prendere posizione e si oppone all'uso della forza per allontanare Laurent Gbagbo dal potere. In Costa d'Avorio è di nuovo stallo dopo l'intervento del presidente ghanese. Le sue parole sanciscono di fatto una spaccatura nella comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, che nei giorni scorsi ha minacciato di usare la forza in caso di fallimento della diplomazia. Non è il Ghana che deve scegliere il leader della Costa d'Avorio, il Ghana dovrebbe sostenere ogni misura per implementare la democrazia che tutti vogliamo. All'origine della decisione di non intervenire i timori di rappresaglie nei confronti dei cittadini ghanesi presenti in Costa d'Avorio, arrivati per cercare il lavoro, così come milioni di altri cittadini di paesi limitrofi. Una decisione saggia, secondo i sostenitori di Gbagbo, sempre più isolato ma lontano dal voler cedere. Alassane Ouattara, che lo accusa di avere le mani sporche di sangue, si dice disposto a garantirgli l'amnistia in cambio di una sua uscita di scena, ma al contempo vuole perseguire per alto tradimento i membri del Consiglio Costituzionale che gli hanno strappato di mano la vittoria al ballottaggio presidenziale.